Nella precedente video lezione abbiamo visto che Dio è l'essere sommo, puro, increato, immutabile e buono. Ma quali sono gli attributi di Dio? Lo vediamo in questa puntata. Quindi il primo attributo di Dio è sicuramente il fatto di essere l'essere sommo. Inoltre abbiamo già visto che Dio è la verità che l'uomo può trovare solo ricercandola nella profondità del proprio io. Infatti, come abbiamo detto, la ricerca è duplice, da un lato verso Dio e dall'altro verso l'anima umana. Oltre ad essere verità e essere, Dio è anche trascendenza e rivelazione, oltre che padre e logos. Essere è legato a verità, così come trascendenza è legata a rivelazione e padre a logos. In che senso? Vediamo la prima coppia, essere e verità. Dio è in quanto essere solo perché è verità. Inoltre è trascendenza, proprio perché è anche rivelazione attraverso Gesù Cristo. Infine, Dio è Padre, in quanto è insieme anche Figlio, il Logos, il Verbo che si fece carne. E lo Spirito Santo in tutto questo? Sai che nella Trinità c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre e il Figlio abbiamo visto poco fa manifestarsi nella ricerca, che nel mio personale immaginario è un cammino con un portone che viene aperto da Dio per illuminare il cammino verso la verità. Lo Spirito Santo aiuta nella ricerca perché è puro amore. Quindi un altro attributo di Dio è amore puro, immenso, e amare Dio significa amare l'amore. E per poter amare Dio è necessario amare gli altri esseri umani. L'amore fraterno è il primo passo fondamentale per amare Dio, perché, come dice Agostino, l'amore fraterno non solo deriva da Dio, ma è Dio stesso. Perché è proprio Dio che è la condizione primaria dei rapporti umani, perché è amore puro. Ed essendo animali sociali, ci basiamo sull'amore e sul bene per poter vivere felicemente in una comunità. E amore e bene sono appunto Dio. Quindi Dio si rivela solo a chi sta cercando attivamente la verità, ossia si è messo in cammino verso quel portone che Dio apre solo quando noi stiamo veramente cercando la verità. Allo stesso modo si offre come amore solo a chi ama, a sua volta, il prossimo. C'è una bellissima domanda che si pone Agostino nelle Confessioni. Che cosa amo, o Dio, quando amo te? Ecco che, come abbiamo già visto nelle precedenti puntate, la ricerca di Dio deve necessariamente partire dalla ricerca della propria anima. L'uomo deve entrare in contatto con il suo io più autentico e vero per poter iniziare quel cammino verso la verità che è Dio. Senza questo percorso di ricerca di se stesso, l'uomo non potrà mai conoscere Dio. Nella prossima puntata ci focalizziamo sulla Trinità e sul tema del peccato, che per la filosofia cristiana è decisamente molto rilevante.